Sì, Presidente, io veramente faccio fatica a comprendere invece l'intervento del consigliere Pelonzi, perché insomma, come ha visto, il Movimento 5 Stelle, come dire, sta tendendo una mano alle proposte dell'opposizione in qualche modo, insomma, per condividere un percorso, come dire, unitario, insomma, sul tema delle botticelle, ma io vedo che invece purtroppo si sta, come dire, sempre, ci si scontra sempre, ecco, con una maggioranza che invece cerca di fare la cosa giusta e fare del bene chiaramente in questo caso agli equiti, perciò ai cavalli. E mi trovo anche, diciamo, stupito un po', ecco, stupefatto, perché ogni tanto ho sentito degli interventi da parte dell'opposizione, dove chiaramente hanno affermato che diciamo, si sta discutendo il regolamento, però poi bisogna individuare i percorsi, perciò passerà molto tempo, perciò si vedrà realizzare. Come dire, l'istanza della maggioranza, chissà tra quanti mesi, eccetera, eccetera, come se in realtà si volesse allungare il brodo, come aver fatto cadere il numero legale ieri più volte durante la votazione degli emendamenti presentati dal Partito Democratico, insomma, che prima dice che vuole dare sostegno a questo regolamento e poi fa cadere il numero legale. Perciò io veramente non trovo poco sensato l'intervento del capogruppo Pelonzi su questo, cioè o si è a favore su un'istanza o si è contro, ma bisogna però specificarlo e dichiararlo apertamente con serenità. Nessuno si offende, non siamo chiaramente in una, come dire, in una comitiva. E è chiaro che c'è un'idea, c'è una bozza di delibera, come vogliamo dire, cioè come vogliamo specificarlo. C'è un'idea chiara di quelli che saranno i percorsi, di quelli che saranno appunto le tariffe. E ripeto, percorsi che sono stati già dichiarati all'interno delle commissioni competenti e già a mezzo stampa, perciò io veramente non mi trovo sorpreso, ecco, invece di dire che questa amministrazione sta avanzando velocemente sul regolamento, su un'istanza che comunque porta beneficio al benessere dei cavalli, si cerca sempre il pelo nell'uovo. E questo veramente mi trova, come dire, un po' avvilito, mi dà sconforto, Presidente. Comunque il nostro voto su questo emendamento è contrario, grazie.